Dai, sarò molto breve perché in realtà sono venuto ad ascoltare oggi, poi avrò delle cose da dire domenica. Oggi è importante capire che questo momento è di fatto un momento fondativo. Noi usciamo dalla... Ok. Dalla lunga fase in cui potevamo incrostarci, diciamo così, di aspettative che poi sono rimaste in qualche modo deluse. Qualcuno poteva sperare di fare il deputato al primo giro, il senatore al primo giro, il consigliere regionale al primo giro, il consigliere comunale al primo giro. Abbiamo capito che è un po' più complicata di così. E diciamo anche che quelli che avevano questo tipo di aspettativa ce li siamo persi, e non abbiamo perso granché, vi assicuro. È un'utilissima formula di selezione di classe dirigente. E quella che ho qui davanti è la classe dirigente nazionale del Popolo della Famiglia. Perché vi siete sobbarcati in una fatica enorme, avete messo soldi, siete venuti fino a qua e non avete un interesse immediato. Ora, strepitoso il discorso di Nicola, me lo sono sentito in streaming, grazie a Mary. Dov'è la diretta di Mary? Bravo, grande. Ma insomma, cioè, tutti avevamo di meglio da fare questo weekend? Probabilmente sì. Ma siamo qui. E francamente i numeri mi stupiscono, se devo essere sincero. Oggi trovare un partito politico nazionale che riesca a mobilitare in un weekend 150 dirigenti che diventeranno 200-300 nei prossimi giorni per discutere senza un interesse immediato remunerativo per loro è qualcosa di eccezionale, di grandissimo, di enorme. Voi non vi rendete conto, io qualche volta leggo, no, le nostre splendide diatribe interne che sono ogni volta più comiche e mi calo in quello che io so di quello che è la politica oggi. Veniamo da questa vicenda di Marco Cappato. L'associazione Luca Coscioni è composta, non esagero, 6 o 7 persone. E hanno avuto anche il coraggio di scindersi, c'è stata la scissione. La vedova della Coscioni è contro Cappato, per farvi capire, insomma, ci sono due associazioni di Coscioni. E noi ci lamentiamo delle nostre vicende, storielle, Amato, Di Matteo. Noi in confronto siamo un esercito. La differenza però vera, questa c'è, è che non abbiamo coscienza di esserlo. Pensiamo di essere pochi, sconfitti, battuti in partenza, che non ce la faremo mai, che lo sbarramento è troppo alto, e come si fa, e dove andiamo, e corriamo da Salvini, corriamo da quello. Oh, ma l'hai sentito Calenda? Per la verità mi ha pure telefonato, però oggettivamente, no? In questi giorni avete visto scomporsi incredibilmente il quadro politico. Noi siamo qui semplicemente per riaffermare i confini, l'identità e la strategia del Popolo della Famiglia, e lo faremo insieme in questi 3 giorni, come non lo fa nessuno. Insieme 3 giorni a lavorare, a parlare di cose concrete, a dircele tutte. Per questo adesso e oggi parlerò poco, parlerò alla fine. In maniera che capiamo però che noi e solo noi svolgiamo un compito storico che risiede e ricade solo sulle nostre spalle, che è quello di difendere i principi non negoziabili in politica e far sì che possano essere ancora affermati in qualche modo da qualche voce. Perché la scenetta che avete visto ieri a Rai 1, qualcuno di voi avrà visto la scena di Vita in diretta da Rai 1, dove Rai 1, che era la Rai dei cattolici, ricordate, la rete cattolica per eccellenza,
ha un'impostazione in cui il conduttore tifa esplicitamente per una parte, che non è la nostra. I galloni del vincitore vengono ovviamente assegnati a chi ha vinto, cioè a Cappato e all'avvocato Filomena Gallo che era presente in studio. Tutti i servizi, non uno escluso, tre servizi, erano tutti costruiti per ribadire l'ineluttabilità del piano inclinato verso l'eutanasia, e a me mi mettono un povero prete che a un certo punto cincischia qualcosa sui bambini di Napoli che non si è capito niente, no? Resta solo in piedi la nettezza del popolo, della famiglia, non c'è niente da fare, è la nostra disgrazia per certi versi, ma ci siamo solo noi, ci siamo solo noi. Io vi invito da subito a fare, noi siamo abituati sulla chat, no? Io scrivo un comunicato che poi viene trascritto dai vari comitati locali, scrivetelo subito che il popolo e la famiglia di Padova è a Roma all'Assemblea Nazionale per riaffermare il diritto alla vita, dell'esistenza dei più deboli, il diritto universale a nascere, il diritto ai sofferenti di essere curati e non uccisi. Questo stiamo facendo ed è la missione storica che ci è stata affidata. Rispetto al quale è talmente importante ciò che facciamo che il livello di consenso, permettetemi, in questa fase qui, per me è irrilevante. È assolutamente irrilevante ed eppure è molto consistente. Perché andate un attimo sotto la pubblicazione dell'intervista che ho fatto ieri alla Zanzara, per carità, c'è la foto col meme, con la mia maglia quando sono vestito di rosa e sopra scritto coglione, quella è inevitabile, insomma, no? Ma leggere tanti commenti di persone che si dichiarano anche lontane dal PDF, che dicono però state affermando qualcosa di logico, perché quando ieri Giuseppe Cruciani comincia la puntata della Zanzara con il De Profundis perché Maria Di Nolfi ha perso e va avanti dicendo inietteresti a tua madre il pentobarbital, il nostro no che si staglia grande come una casa è scandaloso, scandaloso e irripetibile, perché la risposta obbligatoria del mainstream mediatico è dire sì. Se me lo chiede mamma, come faccio a non fargli il pentobarbital? Come se mi chiede un biscotto, no? Ed è follia, ed è follia che possa essere posta una domanda così, è follia che su un tema così tragicamente delicato si faccia avanti spettacolo, si cominci col De Profundis, si osi chiedere all'intervistato i tuoi genitori sono vivi, ma come fai a non percepire dentro quel canovaccio che stai portando avanti il totale, l'assoluta indelicatezza delle domande che stai facendo e l'assoluta follia della proposta a un figlio di uccidere la propria madre. Siamo arrivati ad un assurdo talmente patologico che vi assicuro, amici, quell'iniezione di logica, di banale, semplice logica che noi immettiamo nel dibattito politico, noi e solo noi, ha una forza dirompente. Il nostro problema è che siamo pochi, che non siamo su tutti i territori quanti dovremmo essere, che il percorso è sempre più complicato, sempre più accidentato, che ci sono le leggi elettorali, tutto vero, ma il patrimonio di fondo di 4 anni di percorso del popolo e della famiglia che ha aperto, credo che questa sia la sessione in cui parlano i nostri eletti, no? Quindi vice sindaci, consiglieri comunali in comuni capoluogo, abbiamo costruito le prime trincee in cui possiamo inevitabilmente combattere la buona battaglia. E dobbiamo farlo con la consapevolezza della responsabilità storica che ci compete e prendendo anche esempio. Lo dicevo oggi in chat ad alcuni, sarà il tempo della disobbedienza civile, verrà il tempo in cui saremo chiamati ad atti politici di disobbedienza civile, perché vi assicuro che se scopro che nel mio quartiere Exit Italia apre un appartamento per somministrare
il pentobarbital grazie all'articolo 580 depenalizzato. Io vado fisicamente a farmi arrestare, ma nessuno sarà ucciso sul territorio dove c'è un militante del popolo della famiglia. Questo sarà l'elemento di missione che alla fine ci daremo. Alla fine di questo percorso ci daremo, sapendo, amici miei, che non c'è nulla di più importante dei temi della vita e della morte. Nulla di più importante, perché sono i soli che veramente riguardano ciascuno di noi. L'elemento cruciale di questo tempo, guardatelo bene questo tempo, è l'assoluto disorientamento ed insieme una fortissima sete di assoluto. Perché abbiamo voluto usare una frase di Melville dal Moby Dick? Perché il capitano Agab insegue con ossessione quell'assoluto e alla fine morirà abbracciato alla sua balena bianca. Il tema fondamentale oggi è provare a dare una traccia che conduca in quel porto che indichiamo nel nostro titolo, che finalmente sia porto di pace, che finalmente questa rabbia e irrequietezza enorme dei nostri giovani, degli anziani, degli affaticati, degli oppressi, degli addolorati, abbia come prospettiva una logica possibilità di approdo di pace. E questo avviene solo se riscopriamo il nostro rapporto dell'io con il tutto, passando dalla fase inevitabilmente prossima, che è il rapporto dell'io con la cellula più prossima che ci è, che è la famiglia. Se noi riprendiamo questo rapporto sereno, riusciremo a costruire una prospettiva. Se la prospettiva invece sarà quella di dire sempre, oggi leggevo l'ennesimo titolo, Cirinnà due punti, cancellare padre e madre, comprare il bambino, affittare l'utero, uccidere la madre, dargli il pentobarbital, tanto che problema c'è, è un atto di libertà. Se tutto questo sarà capace di avvelenare i pozzi, impazziremo come Agab. Non ci sarà più il porto. Saremo costretti a vagare all'infinito, perché trascinati da una forza che a quel punto è davvero infernale e più forte di noi. Il popolo della famiglia è un partito politico, ma non è un partito politico come gli altri. Ha come orizzonte e tema la felicità dell'essere umano e l'assoluto. Noi a questo non rinunciamo. L'incontro con Cristo è per molti di noi questo, e noi a questo non rinunciamo, nella nostra laicità di figli di Dio, nella nostra laicità piena, con i nostri vizi, le nostre debolezze, le nostre mancanze, ma la nostra tenacia e la nostra determinazione che colmano le assenze eventuali di talento. Questo è ciò che siamo come popolo e che dobbiamo essere in grado di sviluppare da oggi in poi, a partire dai 3 giorni di Pomezia. Grazie popolo della famiglia, e a voi la parola.